Il catfish nel mondo dei social media, l'impostore che si nutre di vittime pescate nel mare di internet. Nel mondo dei social media il catfish è rappresentato da una persona che assume altre identità, ovvero quando una persona crea più profili con nomi fittizi. L'intento del predatore è di deridere e offendere la vittima prescelta, che spesso è un conoscente, un ex familiare o un odiatore seriale che agisce su internet oppure una persona conosciuta nel mondo dello spettacolo. Questo termine di origine anglosassone è conosciuto e denunciato da diversi anni grazie anche a una serie televisiva americana, Catfish, false identità. Catfish, tradotto dall'inglese, vuol dire pesce gatto o animale acquatico predatore. Per analogia si può associare alle persone che usano destabilizzare la psiche delle loro prede. Alcune persone con il profilo fittizio turbano, creano ragionamenti equivoci. Da tali comportamenti ambigui spesso si creano situazioni particolarmente pericolose per le vittime. Le persone che tendono a operare in questo modo pericoloso, ambiguo e strategico sono da tenere costantemente sotto controllo ed analizzare sotto l'aspetto psicologico e psichiatrico. Alcune volte si nascondono vere e proprie patologie, molte volte è una manifestazione di grande mancanza di affetto. Purtroppo tale fenomeno mediatico è in continua ascesa. Le donne sono le prime vittime. Inizialmente erano le ragazze le più colpite. Ora, con l'intervento della polizia e le sue continue indagini, denunce e chiusure di falsi profili, si è scoperto che anche tante donne adulte ne sono vittime.